Bene, oggi vi spiego una cosa importantissima. Metodo MSC è anche imparare a mangiare, imparare delle regole semplici, base. Abbiamo tutta una serie di regole importanti che vanno bene per tutti, ma quello che oggi voglio cercare di spiegarvi è la specificità di quello che dovremo andare a mangiare. Per ricondizionare l'organismo è fondamentale, importantissimo ed essenziale non farsi delle idee, ma fare delle verifiche pregresse. Noi per ogni colazione, per ogni pranzo, per ogni cena, per ogni merenda, se vogliamo fare anche la merenda, dovremo inizialmente, finché le nostre condizioni non saranno arrivate ad uno standard elevato, fare delle verifiche. Le verifiche sono comode anche dopo. Io sono più di 20 anni che faccio test kinesiologici, tuttora vado a fare la spesa. E vado con mia moglie o con mio figlio e faccio i test di contrazione muscolare su tutto e ho scoperto un sacco di cose. Quello che oggi voglio cercare di insegnarvi, di farvi capire e farvi capire l'importanza, e questa è una cosa che dovrete fare sempre, è come si fa a testare una colazione, un pranzo o una cena. Quindi, siccome io nell'organismo ci vado a mettere vari elementi, quindi l'acqua, quindi l'olio, il sale, la pasta, la carne, l'insalata, la verdura, farò un insieme di cose che mi andrò a mettere dentro il mio organismo. Innanzitutto le devo mettere con un ordine intelligente, tipo come prima cosa dovrò mettere una proteina vegetale in modo da non avere poi sbalzi glicemici. Questo è un piccolo trucco, ma andrò a testare tutto quello che vado a mangiare. Ovviamente se lo mangerò crudo o se lo mangio cotto, lo testerò crudo o cotto a seconda di come lo andrò a mangiare. E me ne basteranno delle piccole quantità, microscopiche, anche di 10 centimetri per un centimetro per un centimetro, è più che sufficiente. Posso mettere tutto in mano, posso mettere tutto su un piatto, con l'altra mano fare un test di contrazione e farmi tirare le dita per vedere quando la mia forza contrattile cede o quando aumenta in base a quello che vado a mettere. Quindi vediamo come si fa innanzitutto per mangiare bene. La prima cosa che si fa, vediamo se la indovini. Ti do tempo, 1, 2 e 3. Se non hai risposto probiotici e lieviti, hai sbagliato. La prima cosa che si deve fare è introdurre 31 e 32, che sono probiotici e lieviti di alta qualità compatibili fra di loro. Quindi io farò il test di contrazione muscolare per valutare la dose ideale. Metterò, per esempio, in questo caso, mi parto da due compresse, tengo in mano la sostanza così e con l'altra mano farò il test di contrazione, ovviamente appoggiando questi flaconi e farò il test di contrazione muscolare per validare la dose ideale. Quindi se avrò una, poi due, poi tre contrazioni, tutte e tre uguali, vorrà dire che la dose di questa sostanza è la dose ideale. La butterò giù con un bel po' di acqua, questo probiotico e questo lievito mi si andranno a sciogliere nell'intestino e creeranno le condizioni ideali di assorbimento. Questa è la cosa più importante di tutti in alimentazione, migliorare le condizioni di assimilazione per evitare gli sbagli alimentari. Poi a quel punto dice oggi voglio mangiare il carciofo, quindi metto il carciofo in mano e vado a vedere se la mia forza contrattile aumenta. Poi voglio mangiare anche la carota, voglio fare un pinzimonio. Metto anche la carota e vado a vedere se la forza contrattile aumenta. Quindi faccio una prova comparata fra carciofo da solo e carciofo e carota insieme e vedo che la forza aumenta. Poi ci va dice nel pinzimonio mi piace anche l'asparago. L'asparago crudo, pochi lo mangiano, pochi sanno che è molto buono in pinzimonio, no? Lo provo e vedo che la forza aumenta ancora. Poi dico, ma come frutta dopo mi mangio una bella arancia, testo l'arancia e vedo che è negativo, mi diminuisce la forza, quindi levo l'arancia.
Allora a quel punto dico, ma metterò del pizzichino qua dentro. Quindi magari ho deciso di fare un succo, un estratto con l'estrattore, allora ci metto dentro anche un po' di zenzero. Metto lo zenzero e vedo che la forza contrattile aumenta. A questo punto dico, ma nell'estratto ci metterò anche un pochino di mela. Vado a mettere la mela e vedo che la forza aumenta. Poi, a questo punto mi posso fermare o andare avanti, ma ho verificato in maniera pregressa ciò di cui ho bisogno. Poi è ovvio che se esagero, perché magari voglio mangiarmi 2 mele, 3 mele, 4 mele, continuo e faccio la prova di contrazione muscolare facendo i 3 test di contrazione e valutando quindi anche la dose di ogni sostanza. Quindi il fatto di testare in maniera pregressa quello che andrò a fare in quel pasto, compreso ovviamente il sale, perché se metto un sale da cucina normale o metto un sale rosa, vedrete l'enorme differenza. Se bevo un'acqua close in vetro o bevo un'acqua panna, l'acqua close sicuramente vi dà positivo, l'acqua panna sicuramente vi dà negativo. E quindi esistono acque di un livello o acque di un altro livello. Quindi è molto importante capire che cosa anche ci vado a mettere come liquido, cioè come acqua, anche se nell'alimentazione l'acqua durante il pasto non va tanto bene. Quindi è molto 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 importante poter valutare tutti questi aspetti uno dopo l'altro, testandoli uno dopo l'altro e facendo le cosiddette prove comparate o meno. Questo è un aspetto che spero che tutti voi impariate e questo sarà un supporto alle vostre terapie in qualsiasi situazione voi siate, sia che siate degli sportivi, dei grandi patologici, delle persone normali, delle persone che hanno un problema dermale, che hanno un problema emozionale, che hanno qualsiasi tipo di problema, un problema articolare, un dolore, una qualsiasi cosa. Il mangiare bene è fondamentale, come fondamentale è respirare bene. Come fondamentale è muoversi correttamente. Metodo MC fa in modo che voi impariate a fare queste verifiche, che capiate l'importanza della verifica e che selezioniate le sostanze giuste per la vostra vita.